Mi scusi, che ore sono? In quale giorno siamo? Il mese ed anche l'anno? Risvegliatomi da un lugubre torpore, m'accorsi scivolati incredulo via gli anni dei spensierati giochi. Attonito indietreggio, compio due passi indietro, schernire voglio il tempo, ma questo mi risponde, col volto mio allo specchio. Mutazione irreversibile, su pelle stanca e flebile. Il domani torna sempre, rimembralo, mi dice. Eppur sono io che parlo, ieri l'altro era un fanciullo, mentre oggi invece. Funambulo avanzi, passo dopo passo, sulla linea d'orizzonte, che rimane tesa a tracciare i contorni della terra. Tieni l'equilibrio munito di quell'asta alla quale affidi il tuo destino, portandola fiero come uno scettro divino. Sotto le tue scarpe il pubblico applaude, sopra il tuo cappello un gabbiano fa da guida. Ma dove arriverai alla fine di quel cerchio? Codesto mestiere è raro e prezioso. Lo esercita solo chi ha tanto studiato e alla fine s'afferma come dottor letteraio. Apre uno studio in via Abecedario e fervido attende il suo primo paziente. Ed ecco che arriva un signor benestante, abbiente in denaro, ma triste e spiacente. Qual male l'affligge, mio caro signore? L'accoglie gentile il novizio dottore. Son dispelato per via del mio dile, la palola a mole non so pronuncial. S'accomodi pure sul bianco lettino, riparerò io il vostro difetto. Non è altro che un semplice virus che ha messo la L al posto della R. Basterà invertir le due consonanti e mio caro signore, lei torna ad amare. E così il dottorino prese gli attrezzi e iniziò ad armeggiar nella bocca di quello. Le urla doloranti arrivarono fino alla sala d'attesa e appena finito il signor pronunciò: «Alore, dottore!» Allarmato il paziente gridò. L'operazione ebbe un piccolo intoppo. La R tornò al suo solito posto, ma nel movimento si perse la M, che dimorava vicino la L, che al suo posto si incuneò. Niente paura, un altro minuto e tutto è risolto. E giù coi ferri, tenaglie e coltelli, finché il poveraccio, ridotto uno straccio, si mise in piedi e finalmente disse così: «Amora, dottora!» «E vabbè», disse questi, «ci siamo quasi riusciti. Se parla al plurale, risolve il dilemma. Ma io voglio pronunciar bana! La parola ca la giovana donna mi farà sposar!» «Senta, signore, ho fatto di tutto, le faccio uno sconto e chiudiamo qua. E poi a questo punto non potrei più far nulla, mi occupo solo di consonanti. Il suo difetto lo potrà curare il mio collega dottor Ayoar».